Sogno. Jay, ho le informazioni che volevi sapere. Dimmi. Lavora per una certa sezione NON. NON? Ma di che diamine stiamo parlando? Sinceramente, non lo conosco. È un distaccamento dei servizi segreti. È un loro agente. Quindi abbiamo a che fare con un maledetto sbirro. Allora, cosa faccio? Lo elimino? No, per ora non serve. Daremmo troppo nell'occhio. Potrebbe sempre servirci. Ma la ragazza invece l'hai rintracciata? No, ancora no. Ma mi metto all'opera. E quando la trovi? Fai in modo che non ci faccia perdere il tempo. Non amo ripetere le cose due volte.
Bello, vero? Direi di sì. Un bel paesaggio. Amo questo posto. Conservo molti ricordi. I ricordi sono l'unica cosa che nessuno potrà mai portarci via. È bello tenerli custoditi. Molto poetico. Mi fa strano sentirlo dire da uno come te. Perché? Che cos'ho di diverso? Nulla. Allora, per quando è pronto? Dammi tempo 2 giorni e avrai la chiavetta con il programma. Ancora 2 giorni? Lo sai che non abbiamo abbastanza tempo? Sì, lo so, ma questo non è un problema mio. Invece è un tuo problema, perché se quel programma di spionaggio non arriva in tempo, tu ne sarai la responsabile. Senti, non sono né una vostra schiava né una vostra burattina. Ma nessuno dice questo. Quel programma è importante. Voglia o non voglia, hai tempo 2 giorni. Ci vediamo. E ricordati per chi lavori. La chiavetta è pronta. Ok, ci vediamo tra 20 minuti. Non dimenticare la valigia. Per i soldi non preoccuparti. Tu fammi avere quel programma e li avrai. Sara, posso entrare? Sì, entra. Ma che diavolo ti è successo? Erano in 2 e si sono scendati e hanno iniziato a chiedermi la chiavetta. Non mi dire che ti hanno preso il software. Credo di sì, ma cosa devo fare? Tu nulla. Sai dirmi meno chi è stato? Sai darmi qualche indizio? Credo fossero gli uomini di Jane. Credi o ne sei sicura? Sono sicura. Tu devi muoverti di qui. E fai in modo di tenere la porta chiusa. Merda!
Diana! Yes! Spero solamente sia tutto ok. Martin, sono io. Sto provando a chiamare la ragazza, ma non risponde. Come non risponde? Ti avevo detto di non perdere d'occhio. È strano, Martin. È strano che non risponda, eppure l'ho vista oggi. Matt, tienilo sempre a mente, pur sempre un hacker. E non possiamo fidarci di lei. Ok, forse hai ragione. Domani vedrò di rintracciarla. Fai quello che devi fare. L'importante è che non mi fai saltare l'operazione. Ehi, Martin. Ciao, Matt. Vediamoci al locale X per le 21. Ti devo parlare di Sara. L'hai trovata? No, ancora no. Ti devo parlare di lei. Mi cambio e ci vediamo stasera. Ok, dai, ci vediamo stasera. Avanti, dimmi, cosa devi dirmi riguardo a Sara? Spero solamente non siano brutte notizie. Matt, tanto bella non sarà, però devo dartela. È una brutta notizia. Dai, Martin, non mi fare aspettare. Ho ricevuto una chiamata anonima. Non è una bella notizia. Non mi chiedere chi, non lo saprei, ho pensato di tutto. Ma non sono riuscito a capire chi mi ha chiamato. Certo, ovvio. Oramai fare delle chiamate anonime è roba da tutti i giorni. E sentiamo un po', che cosa ti avrebbero detto? Sarà stata sequestrata dagli uomini di Jane. Fottuto bastardo. Questo spiega tutto. Senti, Matt. Dobbiamo riprenderci la ragazza. Ma soprattutto voglio capire che tipo di arma era quella cosa. E chi l'abbia venduta. Tranquillo, a quello ci penserò io. Matt, fai attenzione. Farò in modo di trovarla.
Questa me la devi spiegare. Fammi capire per chi lavori. Cosa dovrei spiegarti? Ti ho fatto una domanda, te la devo ripetere. Sinceramente non so di cosa stai parlando. Senti, non prendermi per il culo, ti ho visto prima nel piazzale. A che gioco stai giocando? Non è come pensi. Allora fammi capire meglio. Sai, ultimamente in questa storia ci capisco ben poco. Ok, ho capito, ma non è come pensi, è solo una copertura. Ah sì? Se è solo una copertura, perché non me l'hai detto prima? Non te l'ho detto perché non deve saperlo nessuno. E in questi casi non devi fidarti neanche dei tuoi uomini. Allora dovrei pensare lo stesso pure io. Dannazione! Finalmente l'ho trovata! Eccoti, che fine hai fatto? Non pensavo mi cercassi. Senti, non fare quella che non sa nulla. Cosa dovrei sapere? Senti, dimmi che diavolo hai venduto a quella gente. Io non ho proprio venduto nulla a nessuno. Senti, fa quello che vuoi, basta soltanto che mi dici quel fottuto nome. Senti, perché non mi lasci in pace? Forse perché ci tengo la tua vita? Ma da quando tieni la mia vita? Senti, pensala come vuoi, ma ti sei messa veramente in un cattivo guaio. È un piccolo software caricato in un device. Ma, tanto piccolo non mi sembra. Ho visto che cosa è capace di fare. Posso continuare? Oh sì sì, certo. Continuiamo pure. Permette di creare un buco ovunque tu ti trovi, creando uno spazio temporale. Per poi scomparire nel nulla. Puff! Come Harry Potter, però senza bacchetta. L'ho già visto quell'effetto e non mi piace per niente. Quanto ti hanno pagata? Avevo bisogno di soldi, lo sai. Quelli della NON non ti bastavano? Ti rendi conto che hai fatto un tradimento? Rischi la galera! Avevo bisogno di soldi, non di spiccioli. Senti, voglio evitarti questo casino. Quindi adesso sai cosa che facciamo? Tu ti metti in contatto con Willy. Chiedi un appuntamento, così non rischi il carcere. Ma con quale scusa? Non lo so, ma la troveremo. Pronto? Ciao, sono Sara. Ti ho chiamato per darti i codici. Ma di cosa stai parlando? Il programma, ogni volta che viene utilizzato, ha bisogno di un codice. Quindi mi stai dicendo che tutte le volte devo inserire un codice? Sì, hai capito bene, è per questo che ti chiamo. Stai scherzando, spero. Non mi va di dire ste stronzate a mio capo. Senti, io ti ho chiamato per trovare una soluzione. Se vuoi risolverla, bene, altrimenti io potevo farmi anche gli affari miei. Ok, ok, non c'è bisogno di scaldarsi. Dove ci vediamo? Vediamoci per il 17 nel paese abbandonato, se non vuoi portare brutte notizie a Jay. Va bene. Ci vediamo lì per le 5. Vedrai che funzionerà. Hai fatto la scelta giusta. Fidati di me.
bastardo te ne sei presa con una ragazza! Imbecille, nessuno l'ha toccata, se l'è fatti da sola ai limiti! Ora non mi interessa di come sei andata, dammi quel software! Non riuscirai mai a prenderlo. Sei sicuro? Software e ti lascerò vivere. E chi me lo assicura? Tu? Ti sembro uno che non mantiene le parole? Non ti ricordi il pugno che ti ho tirato prima? È lì per terra. Di quell'aggeggio non ne rimarrà nessuna traccia. Ma non te lo lascerò prendere. Eccoci qua, come all'inizio, ti ricordi? Sì, pensavo non ne fossi più uscita. Hai fatto la scelta giusta. Senza il tuo aiuto non ci sarei riuscita. Pronto? Sono io. Il programma è al sicuro. D'ora in poi non ci sarà nessuna minaccia. Meglio così. Non dovremmo più preoccuparci di questo problema. Mica intenzione di sparire. Io? No, ti saluto. Mi hai capito? Non fare il furbo e non sparire. Sì, sì, capo, non preoccuparti. Che fai? Vieni con me? Ma dove vuoi andare? Come ha detto qualcuno, in ferie. Cosa? Ma ti avevo detto di non sparire. Infatti non sparisco, vado via soltanto per qualche giorno. Anzi, mi correggo, andiamo. Diciamo che mi prenderò anche una piccola pausa. Ma dimmi una cosa, quanto vale quel programma? Abbastanza da farci stare una vita alle Bahamas,